Professor Grossi, i dati sono di nuovo in aumento, sono un po' altalenanti. Come si sente? Un po' preoccupato? Ma sono un po' preoccupato per quello che si potrà verificare tra una decina di giorni quando viene meno lo stato d'emergenza. Io credo che la situazione attuale non ci consenta di abbandonare quelli che sono i presidi come la mascherina che secondo me io continuo a utilizzarla e continuerò a utilizzarla anche dopo il 31 di marzo, proprio perché questa variante B2 della Omicron è altamente diffusiva, i numeri che crescono lo testimoniano. Per fortuna c'è tanta gente vaccinata, un'alta percentuale di popolazione, e quindi le conseguenze gravi che comportano l'ospedalizzazione sono fortunatamente limitate, quindi speriamo che effettivamente non ci sia poi di nuovo un'invasione degli ospedali, togliendo appunto spazio anche a tutte le altre patologie. Però certamente il numero di contagi è in costante aumento, quindi questo è un segnale di allerta che ci impone di mantenere rispetto delle misure che abbiamo ormai imparato da 2 anni a seguire. Senta, lei l'espressione siamo entrati in una fase endemica e non più emergenziale la condivide? Ma fino a un certo punto, ormai certamente questo virus è qua e non se ne va, però comunque la situazione non è totalmente sotto controllo, c'è ancora una quota significativa di persone non vaccinate e quindi questo condiziona comunque la circolazione del virus, i bambini sono in questo momento la fonte principale di trasmissione all'interno dei nuclei familiari, quindi secondo me siamo ancora in una fase, non è certamente quella del marzo 2020, però dove, ribadisco, la cautela non la dobbiamo abbandonare.